Sargasso, avamposto L51. Quindi, ricapitolando, questo dimensionatore è stato rubato dal dottor Nefarius, che l'ha usato per portarvi qui. E ora stai cercando il tuo amico, che è anche miracolosamente un Lombax, per salvare il mondo. E tornare a casa. Devo proprio sembrarti un idiota. Senti, non dubito esista questo dottor Nefarius, ma a me sembra proprio opera dell'imperatore. Aiuto! Siamo sotto attacco! Qualcuno ci... Mort! Che succede? Oh, oh mamma... Reggiti forte! Oh. Attenta! Certo che sto attento! Ok. Dove mi stai portando? Ti stavo portando al mio rifugio. Ma prima devo salvare i miei amici e la fabbrica di gelatonium. Ed eccoci qua, ragazzi. Bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchiha Gamer che vi parla e siamo tornati su Ratchet & Clank Rift Apart. Siamo qui in questo pianeta, dovrebbe essere Sargasso. E stiamo impersonando la nuova Lombax, la qui presente Rivet dovrebbe chiamarsi. E raga, prima di avanzare voglio mostrarvi una roba. Protezione. Ho appena riscattato il codice di pre-order della da Amazon. E qui abbiamo i caschetti e le scarpe per personalizzare il tutto. Però per il momento non le equipaggerò. Per il momento le equipaggerò poi. Volevo solo mostrarvele così in vista. Ampio raggio. Allora, lei che armi ha? Ah, lei non ha altre armi, a differenza di Ratchet. Oh, però one shot one kill. Oh, mi sa che i bulloni, essendo la moneta di gioco, forse sono condivisibili da un personaggio all'altro. Però gameplay così fluidi o comunque... C'è un mille lame proprio sopra il mio rifugio. È da parecchio tempo che non venivo qui. La palude di acido intorno alla fabbrica de Mort si sta espandendo. Sembra che l'acido non infastidisca quegli scarafaggi. Scarafaggi, sì. Per questo ne cavalcheremo uno. Non appena riuscirò ad avvicinarmi. Venite, venite! Le armi più devastanti sono a un tiro di schiaffo. Ratchet, mi ricevi? Questa roba non c'era nel mio account l'ultima volta. Oh, questo perché ho aggiunto il nostro comune amico, Nefarius City. Ok. I Bolt non ti mancano? Fatti un regalo, dolcezza. E poi farò anche l'altro. Mancherai da morire, dolcezza. Aspetta, ma posso potenziare? Grazie per aver scelto Miss Zurkon. Sì. Ah no, non posso potenziare niente. La prossima volta poi i potenziamenti. È il momento di chiudere, torno presto. Ah, posso cambiarli con le frecce di direzione. Perfetto. Allora, Se qua con l'uso queste aumentano di livello. Ok.
Meno male che one shot one kill quelli là. Le munizioni. Qua non c'è niente che possiamo fare. Allora, qua c'è un ingresso. Qua esploriamo un attimo dove si può andare e cosa c'è più che altro. Una roba secondaria. Stava prudendo l'occhio. Ok. Da quella grotta si diffonde una distorsione dimensionale. L'ultimo sparapaggio corre in quella specie di varco. Ok, Robogenio, dove ci troviamo? Che sia una sacca dimensionale? Forse dipende dalla distruzione del dimensionatore. Non ho capito mezza parola. Abbiamo sbloccato un trofeo? È Maynard, l'aiuto batte dei morti. Deve essersi intrufolato nella fenditura. Lo sparafaccio. No, no, non ti nascondere. Oh, attira l'attenzione, colpisce il nido. Oh, salve. Preso. Oh, mamma. Armatura? Elmo galattico? Abbiamo trovato un'armatura nuova? Che fico! Forse Maynard mi porterà dai morti. Aspetta, esploriamo qua che ci sono un po' di cosucce. Questa è una fenditura. Che bellissima sta cosa secondaria che stiamo facendo. Sto cavalcando una sorta di lumaca. Ok, mi sa che abbiamo esplorato. Perché da qua siamo arrivati. Aspetta, di là c'è un po' di... ci sono un po' di casse qua. Eccole lì. Qua mi sa che abbiamo già fatto tutto un giro. Dobbiamo andare solo di là. Ok. Ah vabbè, lì c'erano delle altre casse. Però vabbè. Già due trofei li abbiamo sbloccati comunque oggi, eh. Vediamo di concludere sta zona, sta fenditura. Che ho già il titolo grazie a Clank. Fenditura. La fenditura, così si chiamerà. Figata, raga. È il mio primo titolo proprio PS5 questo, perché Miles Morales non è che sia proprio da considerarsi un titolo next gen, essendoci anche la versione PS4, mentre i Ratchet c'è solo la versione PS5. Ok, andiamo avanti. Qua. E poi? Di qua non c'era niente da fare. Scusami, Allora.
liberarci dall'acido. Avanti, Maynard! Portaci dai Mort! Ah, dobbiamo seguire il robot qua, il robottino. Scusami. Attenta. Ci sono. Hai visto? Qualche volta non mi spianto. Fermo! Ecco la fabbrica di gelato. Mort, stiamo arrivando. Stiamo cercando quel Lombax e il suo amico di latta. E non lasceremo certo che sia una banda di peluche a fermarci. Hai 9 secondi e mezzo per dirci dove si sono nascosti. Uno! Aspetta un attimo. Visto? Stanno cercando Rachel. Ti ho detto la verità. Ok, Lattina, ma prima salviamo i miei amici. Bravo! Togliateli da... Ehi! So io dove trovare una Lombax. Ed è anche parecchio arrabbiata. Un altro Lombax! Dici dove la tua amichetta, Cuccio? Ma da dove accidenti arrivano questi cretini? Forse il vortice dimensionale ha risucchiato anche loro. Nuovo livello. Via! Stupidi coccodrilli volanti. Non so voi, ma la... Aio! Intanto mi arrivano come sempre i messaggi di WhatsApp. Mort! State bene? Noi? Oh, quei bestioni cercavano un Lombax ed eravamo in pena per te. E da un momento all'altro sei arrivata a salvarci. Sì, ma... e tutti gli altri? Beh... alcuni Mort sono intrappolati in quel coso. Non chiedermi cosa sia. So solo che diventa più grande. Tra quello e il nuovo inquilino là sopra non è un bel periodo. Tranquilli, me ne occupo io. Oh, intanto per tenervi impegnati, l'ho preso da Zurkis, così Mort potrà finalmente riparare l'astronave. Da Zurkis? Spero che i pirati non ti abbiano dato problemi. Un pochino. Lo darai direttamente a Mort quando l'avrai tirato fuori da quel vortice viola. Ok. Quindi abbiamo anche questa parte viola. Ok. Non toccare, capito? Posso controllare? Io ho una discreta esperienza con le anomalie dimensionali. Io... certo. Salve, benvenuto! Come sei entrato qui? Dove sarebbe di preciso qui? Oh, non lo sai? Beh, neanch'io. Lo definirei una sorta di spazio tra le dimensioni. Forse non è nulla, forse è una falantropica catena che da qui a breve tramuterà l'universo in una brodaglia informe. Vedremo. Oh, oh mamma. Beh, io sono Clegg. Se lo sanno. Giusto, sì, Clegg. E io sono l'onnisciente profeta cosmico del settore interdimensionale 2255 Omega Fasico. Ma chiamami Clegg. Eccoti, Clegg.
ex guerra bot, alleato con il Lombax. Sei diventato un eroe, complimenti. Eri amico di mio padre. Ma certo. Tuo padre? Forse sei la persona che stavo aspettando. Mi aiuteresti a riordinare le dimensioni? Per salvare le dimensioni? E perché ci sono in giro copie di me? Sono le tue possibilità. La chiave per riparare questa anomalia. Ma prima raccogli questa. Questa è una sfera levitante. Può ridurre la gravità di qualsiasi cosa tu. A quanto pare, le tue possibilità possono impedire il collasso delle anomalie. Sono identiche a te perché ripetono la tua interpretazione della dimensionalità. Ma come puoi vedere, ci sono smarriti. Se le guiderai al prossimo meta terminale, potrai iniziare a riparare l'anomalia. Ora entra nel meta terminale e avrai compiuto il primo passo per riparare questa anomalia dimensionale. Ho l'impressione di iniziare a capirci qualcosa, dimensionalmente parlando. Ah, una sfera a scatto ti darà una bella spinta. Allora, vediamo un po'. Avrei bisogno di velocità extra per superare quella barriera. Anche tu vivi su Sargasso, Gary? Su Savali, in realtà. Svolgo ricerche negli archivi. È la più vasta raccolta di conoscenza dimensionale che mi sia nota. Quindi dov'è la sfera? Mi serve quella là. Per cui la sfera... Ah, ok, è lì. Quindi questa è la sfera a scatto. E quindi... Giustamente... Ok. Questa dovrebbe tirarmi su. Può direzionare le mie possibilità. Deve esserci un modo per attivarlo. Spettacolare! Sei un talento naturale, Craig. Sono cautamente ottimista. L'abbiamo fatta? Stanno continuando ad arrivare messaggi. Vediamo. Sento che imparo qualcosa completando questi enigmi, ma non riesco a capire che cosa. Troverai le parole al momento. Ora conduci le tue possibilità verso l'ultimo meta terminale. E non per metterti ansia, ma c'è molto in ballo. Tipo, molto moltissimo. Anche se correggo l'anomalia, questo risolverà i danni che ha causato in questa dimensione. Oh no, le anomalie si stanno diffondendo troppo in fretta. Temo che un cataclisma dimensionale sia imminente, che la nostra unica speranza risiede nella sua stessa origine. Il dimensionatore? Esatto, ma se riparare le anomalie ti stai dando a conoscere la dimensionalità, credo che presto sarai in grado di salvarci tutti. Spero. Mi chiedo se alla fine riuscirò a risolvere tutto questo. Perché te lo chiedi? I miei giorni da eroe sono lontani ormai. E dopo quello che è successo con il dimensionatore, sono preoccupato. Nei momenti di crisi, cioè ogni giorno della mia vita, mi ha sempre au! Un passo alla volta. Concentrati sull'immediato. Ok, sono caduto. Ok, e stava lì. Stava qua. Dov'è finita la sfera quella lì?
Dov'è la sfera di prima? Spero di non essere inopportuno, ma credo ci siano altre sfere da recuperare. No. Dov'è quella gravità? Dov'è quella gravità? Quell'altra? Ah, è qui. Quindi questa la metto qui. L'altra la metto qui. Forse le mie possibilità passerebbero con un'iniezione di velocità. Ce l'ho fatta! Ma devo far arrivare i cloni? Sento che imparo qualcosa completando questi enigmi, ma non riesco a capire che cosa. Troverai le parole al momento opportuno. Ora conduci le tue possibilità verso l'ultimo meta terminale. E non permetterti ansia, ma c'è molto in ballo. Tipo, molto molto. Sì. Anche se correggo l'anomalia, questo risolverà i danni che ha causato in questa dimensione. Oh no, le anomalie si stanno diffondendo troppo in fretta. Temo che un cataclisma dimensionale sia imminente e la nostra unica speranza risiede nella sua stessa origine. Il dimensionatore? Esatto, ma se riparare le anomalie ti sta aiutando a conoscere la dimensionalità, credo che presto sarai in grado di salvarci tutti. Mi chiedo se alla fine riuscirò a risolvere tutto questo. Perché te lo chiedi? I miei giorni da eroe sono lontani ormai. E dopo quello che è successo con il dimensionatore, okay, sono preoccupato. Ho capito cosa devo fare. Momenti di crisi, cioè ogni giorno della mia vita, mi ha sempre aiutato a affrontare i problemi un passo alla volta. Concentrati sull'immediato. Una ventata di leggerezza. Ok. Ok. Ci siamo, Clank! Hai riparato l'anomalia!
Fermare questo cataclisma dimensionale ormai non è più un'utopia. Ce l'abbiamo fatta.